Il calcio di rigore di Mourinho cestina probabilmente tutte le difficoltà estive del Bitonto. Tra problemi societari, ritardo nella preparazione e una rosa ancora incompleta, i neroverdi fanno di necessità virtù superando il primo turno di Coppa Italia Serie D. I ragazzi di Roseto si prendono lo scalpo del Barletta davanti alla solita bolgia del Puttilli, rendendo amara la prima uscita ufficiale di Ginestra, che può comunque consolarsi con un secondo tempo da voti elevati. Nuovo allenatore e nuovo vestito per il Barletta. Ginestra fa affidamento al fedele 3-5-2 con una catena di sinistra tutta under con Sepe in difesa, Rizzo in fascia, Padovano mezzala. A destra tripudio per il nuovo capitano Schelotto, attacco con Russo e Di Piazza. Si dispone a specchio Roseto, in avanti accanto a Figliolia ecco il nuovo arrivato tedesco. Tanta lotta in mezzo al campo ma poche emozioni in avvio. Bitonto più intraprendente con continui raddoppi e palle a cercare di fornimenti offensivi. La prima chance degna di nota al decimo quando Navas sbuca sul secondo palo chiamando l'esordiente Sapri a un intervento maiuscolo. Non è da meno il suo collega Diamè dall'altro lato del campo. Schelotto fa la sponda per Di Piazza che da due passi si fa ipnotizzare dall'ottimo intervento del 2004 senegalese. Si chiude un primo tempo con più Bitonto che Barletta. Si apre la ripresa con un Barletta più arcigno ma colpito la prima occasione. Fioretti scappa a destra e crossa. Sapri indeciso nell'uscita. Tedesco tutto solo fa 1-0. Super esordio per il 10 che aveva già castigato il Barletta nel match inaugurale dello scorso anno con la maglia del Gladiator. Qui comincia un'altra partita. Il Barletta occupa in pianta stabile le corsie e fioccano le occasioni da gol. La prima porta la firma di Lacassia, Bitontino ad hoc che rompe su corner scheggiando il secondo palo. Bella azione manovrata al 58esimo, break di Padovano, sterzata di Di Piazza che apre il piattone non trovando il bersaglio grosso. Esplora anche la soluzione da fuori il Barletta. Marconato chiama, Diamè risponde con un signor intervento. Ginestra cambia volto la squadra, fuori Di Piazza e Russo per Caputo in gomma. A sinistra dentro l'under Venanzio per un opaco Corizzo. Sono gli ultimi due a propiziare il gol del pareggio a 8 dal traguardo. Venanzio slalomeggia e crossa, Ngom in girata, sfrutta il grossolano errore di Diamè per fare 1-1 e raccoglie del primo abbraccio dalla curva nord. Si scaldano gli animi all'84esimo. Navas scalcia Venanzio e lascia i suoi in 10. Il Barletta a trazione anteriore prova a sfruttare l'uomo in più ma niente da fare. Si va ai calci di rigore, lo pianizza e cestina il primo match point Bitonto. Diamè ipnotizza Sepe ad oltranza, Mourinho mette la parola fine al derby pugliese di Coppa. Vanno avanti i neroverdi, ma ci sono spunti interessanti per entrambi gli allenatori. Settimana prossima si comincia a far sul serio con l'inizio del campionato.